Bella ragazzi, sono Pulsar, bentornati su Palworld. Iniziamo già che ho fame. Dobbiamo fare qualche miglioria alla casa perché gli manca giusto qualcosina. Ma ciao. Ma ciao. Eh sì, però perché gli punti lascia al cervello, cioè non mi sembra una cosa molto carina da fare. Conviene fare una porta anche sul lato? Probabilmente sì. Facciamoci un po' di legno che mannaggia è tutto fuori dai confini della mia base. Allora, cattura 5 Lumble per ottenere punti esperienza del bonus enciclopedia. Cattura 30 pal per aumentare il livello del giocatore. Porta la base a livello 7. Ah, facciamo una bella mangiatoia intanto, così possiamo dare da mangiare ai pal. Questa cosa credo sia un bug, raga. Quando faccio ordina mi resetta il timer del cibo. Direi che ci mettiamo anche le bacche. Ah, finiamo di mettere il tetto. Una cosa per volta, però il tetto magari un fuoco da campo qua. Tec. E voilà, va che reggia. Terribile. Un quadrato di legno, ok. Facciamo delle sfere. Possiamo fare anche un arco interessante. Ma facciamo prima un po' di sfere. È efficiente ma disordinato. Guarda come mi lascia tutto per terra. Qui non so neanche se quella roba respawna. Ah no, uno. È che ne portano uno per volta, quindi ci vuole una vita forse, non lo so. Bene, sono bloccato. Non posso più muovermi, ok. Posso buttare via della roba, presumo. Ok, ho un sacco di nuovo legno che lo uso per fare le palsphere, quello che è. E andiamo a catturare dei nuovi pal. Non questo, anche se è bellissimo, non vedo l'ora di prendermelo. Al 17. Prima, cioè, non penso. Forse già con l'arco potrei farcela. Allora, ha senso prendere altri di questi? Boh, questo è al 3. Proviamo. E voilà, mi sembra di aver capito che se ne carico punti esperienza bonus per ogni esemplare catturato fino al decimo. Quindi sì, ha senso continuare a catturare lo stesso esemplare. Cosa ci faccio aggrappato a un albero? Punti stat, un po' di stamina adesso, dai. Catturiamo anche uno di questi che non ce l'ho. 91, forse potevo dargli un'altra legnata. Sì. Nice. Let's go, ci siamo presi un altro cicchi picchi. Vedete, cattura riuscita. Bonus esperienza, sì, praticamente ho dell'esperienza bonus. Oh mio Dio, ma tu sei bellissimo. Io ci provo. È un po' più complicato di quello che pensassi. Dammi una mano, va. Oddio. È stata una pessima idea. Me l'ha segato? No. Cosa succede se muore il mio palo? Io quanta vita ho? Ok, però 394. Me l'ha ucciso. 34, ci provo. 55, 99. L'ho preso. Che cos'è? A volte così preso dai suoi pensieri da non riuscire nemmeno a dormire. Cogito ergo sum. Bene, io sto per morire però. Quindi è il caso di mangiare qualcosa. Anche i pal la recuperano piano piano. Forse non se ce li ho fuori. Abbiamo sbloccato un altro po' di stamina. Ok, per fortuna non abbiamo attaccato quello al 16 perché già questo al 7 ci ha messo abbastanza in difficoltà. Sincronizzazione del livello. Ah, perché in realtà è al 7 ma rimane al 6 perché io sono di livello più basso probabilmente. Ah, questo rinasce tra 10 minuti. Ok. Oddio, dimmi che stanno facendo tutte e due la nanna nei loro lettucci. Oh mio Dio, che bellini che siete. Allora, potenziamo la base. Ora devo fare un letto per un altro pal e poi posso già ripotenziare di nuovo la base, quindi direi che lo facciamo subito. Vabbè, ho capito, voi dormite, ci penso io, di notte lavora il capo. Base già al 4, campo di bacche e metti a lavorare 4 pal. Queste cosa fanno? Ma mi dicono cosa fanno? Ma mi sa che sono quegli indicatori lì, compito abituale libero, quantità di cibo. Ci deve essere un modo di vedere le statistiche meglio. Palli in squadra. Oh, così. Così. Mi dà anche tutte le abilità, vedi?
Attacco, difesa, attività possibili, raccolta. Questo fa solo la raccolta, ad esempio. Lavoro manuale, trasporto, raccolta, attività mineraria. So, questi fanno tutto, ma probabilmente mi conviene prendere solo questi e mettere a lavorare solo quelli. Scusa. Poverino. Si deve riprendere. Ok. Allora, il campo di bacche c'ho la missione, quindi lo facciamo. Paracadute, lo faccio, interessante. Arco incendiario, potevo evitare l'arco antiquato, allora. Torcia fissa, queste mi sa che servono. Statua del potere, potenzia sia il giocatore che i pal. Mi sa che questa mi serve per dargli le cose che ho raccolto prima. Allora, facciamo l'arco e le frecce perché ho visto un pal fighissimo qua vicino e voglio catturarlo. Facciamoci aiutare dal nostro piccolo aiutante di Babbo Natale, grazie caro. Eccolo! Dai Dream, eccolo là. Allora, no, no, no. Tu ti sei curato intanto, ok. Vediamo. Perché ride? Allora, devo stare attento a ritirare il mio bagaglio quando... Oh, oh, oh. Ok, basta, 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 basta. Ok, va bene, io premo tutti i tasti, anche quelli che non servono. Devo stare attento perché sto prendendo un sacco di danni. L'Emble ce l'ha col tizio, non con me. Oh, ma siamo fortunati oggi, eh? Ok. Allora, questo Daydream ha una passiva, un'abilità compagno che mi aiuta anche quando è in squadra, ma serve il collare di Daydream, che penso sia una roba da sbloccare con le tecnologie, probabilmente. Nel frattempo, il mio Who Crates qua mi ha aiutato parecchio, bravo. Ma scusa, tu, allora, un attimo, studiamoci sti pal, perché io poi me li tengo in squadra, non so manco che fanno. Quando è in squadra aumenta l'attacco dei pal di attributo oscurità, quindi anche di se stesso, perché c'ha la sfera oscurità. Cannone d'aria, para un colpo di aria compressa ad alta velocità, slot senza abilità. E probabilmente si potrà mettere un'altra abilità. Fox Sparks, che bella! Sono tutti al 4? No, quelle al 6, quindi io catturo quelle al 6. Allora... No, quello al 10, quello al 10, per ora evitiamo, eh. Ah, non ho più. No, mi muore. No, l'ha schivato, che bravo. Oh. Sono bassissimo. Ma che mi faccio ammazzare questo coso? Basta. E come faccio a smettere di bruciare? Ho un problema tecnico. No, smettila di combattere contro tutto ciò che si muove. Oh, un Lemble. Mi sembra abbastanza. Tu cosa vuoi? C'è ancora con me questa. Ok, grazie. Oddio. Guardalo come brucia e scappa. Va bene, torna dentro, va. Tu non mi sembri molto pericoloso, quindi facciamo un paio di legnate così e ti catturiamo. Allora, ne devo prendere tre di Lemble. Un altro è qua. Novantasette. Ed eccone un altro. Siamo saliti di livello. Oh, ma guarda che si fanno il bagno questi, che carini. Effettivamente non c'è più niente da fare. Hanno disboscato tutto qua. Vorrei ingrandire la base. Si può spostare, non so. Vediamo i dettagli. Bardatura di Foxpar. Anche qua servono degli oggetti. Andiamo a vedere le tecnologie come si è messi. Ah, eccola la bardatura di Foxpar. È possibile usare Foxpar come lanciafiamme? No, oddio, lo devo fare. Però mi servono gli organi per l'iniezione. Qua c'è la mazza un po' più forte. La segheria di tagliare legna. Oh, interessante. Cava di pietra e segheria. Segheria, cava di pietra le voglio fare, ma prima il campo di bacche. Ah, la statua del potere anche. Allora, vediamo, la mettiamo qua di fianco all'ingresso.
così ci piace. Campo di bacche. Campo di bacche, dove lo devo fare? Vicino all'acqua? No, non mi sembra che sia importante. Ok. E farei anche una segheria a sto punto, perché ho sempre poco legno. Allora, abbiamo fatto anche la segheria, il campo di bacche, la statua. Vediamo sta statua come funziona. Potenzia pal, no, ho sbagliato tasto. Offri anime di altri pal per potenziare le statistiche. Non capisco. Potenzia le tue capacità. Qua avevo trovato una statua, giusto? Quindi posso potenziare una statua di Leaf Monk. Ok. Capacità di cattura. Ho aumentato le... Ok, le capacità di cattura, va bene. Qua cosa sta succedendo? Semina irrigazione. Ah, ok. Verranno a lavorare i pal, presumo. Che carini. Bravi. Però nessuno mi raccoglie. Non so se lo fanno loro, perché non mi rompevano neanche gli alberi. Allora, possiamo potenziare la base al 5 e ora devo fare il banco da lavoro per strumenti dei pal. Il banco da lavoro per gli... Non volevo metterlo lì. Ho preso control mouse, ho preso control tastiera col mouse e abbiamo un bellissimo banco per i pal nella posizione sbagliata. No? Vabbè. Bravi, tutti a lavorare. Vi do una mano anch'io. E posso fare la bardatura di Fox Parks. Livello 8, si fa un botto di... I primi 10 pal di ogni... Ah, ho finito le ball. I primi 10 pal di ogni specie ti danno dell'exp bonus. No, sono tutti arrabbiati, aspetta. Basta che non attaccate lui, raga. Gli passano sotto le gambe. Guarda come sono incazzati. Non so cosa fare con tutte queste pecorelle, ditemelo voi nei commenti. Nel frattempo ho un altro worker qua e un'altra gallina che non mi ricordo neanche come è entrata nel mio inventario. E ho fame, quindi mentre mangio vi dico che ci vediamo al prossimo episodio, raga. E da pulsare è tutto. Nel prossimo episodio vedremo di esplorare un po' di più e catturare qualche altro pal. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, bella!